Noi speravamo che fossero introdotte delle modifiche che avevamo messo a punto con l'ausilio di alcuni professionisti, progettisti di strade, e non ci stupisce però che, come è stato detto, il commissario abbia tirato dritto, perché devo dire che in questi, noi sono circa 3 anni che ci stiamo adoperando per portare avanti le nostre proposte, non ci ha mai ascoltato nessuno, c'è sempre stato un atteggiamento di massima chiusura e nessuno mai è sceso a voler confrontarsi con noi, nonostante i tanti inviti, anche l'ultimo incontro che abbiamo tentato di fare l'8 novembre con la partecipazione di tutti gli amministratori è andato deserto, quindi non ci stupisce minimamente che le cose siano andate così. Ovviamente per noi non è detta l'ultima parola, valuteremo bene l'atto che è stato deliberato nell'ultima conferenza dei servizi, vedremo se ci sono gli spazi ancora per cercare di portare avanti il nostro confronto e le nostre proposte di miglioramento, perché ricordo, noi non siamo mai opposti all'ammodernamento della strada del 45, abbiamo solo proposte di miglioramento. C'è posto dunque anche per altre iniziative di protesta? Sì, sicuramente sì. Noi non, al momento quello che pensiamo di fare è sempre all'interno dei canali, diciamo così, istituzionali. Adesso valuteremo con il supporto di un legale gli spazi che ci sono ancora per cercare di portare avanti le nostre proposte. Ci troviamo questa sera per discuterne e vediamo un po' il da farsi. Siamo tranquilli comunque, qualcuno esulta, ecco, a noi dispiace solo, noi siamo partiti non come espropriati, ma come amanti della nostra vallata, e 7 rotonde in 11 km ci sono sempre sembrate assurde, e questa idea noi la conserviamo. Vediamo in questa ottica se riusciamo ancora a cercare di fare qualcosa per la Val Trebbia. Beccatini, cosa la delude di più dall'esito di questa situazione? Sentirsi, noi siamo sempre stati semplicemente cittadini della Val Trebbia, non ci siamo mai sentiti nient'altro, non di Rivergaro, di Bobbio, di Travo, noi siamo sentiti cittadini della Val Trebbia, e vedere che l'atteggiamento delle istituzioni è ancora un po' arretrato rispetto a quello che si dice oggi, dove c'è l'apertura al confronto, all'inclusione, al dialogo. Nessuno mai ci ha considerato. Questa è veramente una delusione, perché noi siamo solo cittadini e basta. È possibile che ancora nel 2023, in un progetto del genere così impattante sull'ambiente, di cui continuiamo a parlare, vedi anche i disastri che succedono anche in Romagna, che sono successi per il consumo di suolo, nessuno si sia sentito in grado di mettersi a un tavolo e parlare con noi, spiegarci le cose. Ecco, questo è. Come diceva, no, il Marchese del Grillo, no? Ecco, io sono io e voi non siete niente. Ecco, diciamo così. Abbiamo sempre avuto questa sensazione, perché tutte le volte che abbiamo potuto parlare con qualcuno per 2 minuti, siamo sempre stati respinti al mittente come gente che non rappresenta nessuno, come, ecco, persone che non valgono niente. Ecco, praticamente, questa è stata veramente una delusione, che almeno qualcuno ci ascoltasse. Non siamo stati neanche ritenuti degni di essere ascoltati, e questa è una grossa delusione.